Elena Maini della Lega e la presidente della neonata commissione sulle infiltrazioni mafiose e la criminalità organizzata. Il nostro compito sarà vigilare sul passato, ma anche offrire proposte serie e concrete per il futuro, ha detto. Il percorso partecipativo per gli stati generali della salute entra nel vivo in questi giorni con il lavoro di ascolto, riflessione e proposta della Commissione Sanità. Fino al 30 giugno sarà possibile lasciare contributi e riflessioni per migliorare la sanità toscana del presente e progettare quella del futuro. Insediata la Commissione Infiltrazioni Mafiose e Criminalità Organizzata. Si è insediata lunedì la commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata in Toscana. È stata eletta presidente Elena Maini della Lega, vicepresidente Lucia De Robertis del PD, vicepresidente segretario Maurizio Sguanci di Italia Viva. Presidente e ufficio di presidenza hanno incassato il solo voto contrario di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Una scelta non sulle persone ma sul metodo, ha spiegato la capogruppo, lamentando ancora una volta il mancato coinvolgimento del movimento nel confronto con le opposizioni. A spiegare compiti e obiettivi della commissione d'inchiesta il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Questo è un lavoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini della Toscana. Il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche. Qui va innalzato un muro contro la criminalità organizzata. La Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto e gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare tanto, e per questo è necessario che quella commissione vada in profondità, audisca tutti i soggetti che possono essere interessati e costruisca le condizioni perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiose. Io so quello che voglio mettere in campo nei prossimi mesi. Penso alla modifica del regolamento d'aula del Consiglio regionale per evitare che ci siano condizioni per cui si possano trovare all'ultimo momento non approfondimenti su alcuni temi, per esempio, oppure la necessità di mettere in campo un sistema digitalizzato per fare in modo che tutti sappiamo quando viene presentato un emendamento, come viene presentato. Ecco, questo che, come dire, oggi era tutto permesso dal regolamento attuale, quindi non era fatto nulla contro il regolamento, io vorrei che ci fosse ancora maggiore trasparenza e maggiore chiarezza in modo tale da evitare qualunque problematica di qualunque tipo. Il nostro impegno sarà non tanto quello di occuparci dei fatti occorsi, perché quello è compito della magistratura, ci sono indagini in corso, quindi non saremo noi ad intralciarla. Cercheremo di contattare tutte le prefetture per capire lo stato dell'arte che la fragilità in questa regione in qualche modo ha portato. La pandemia ha portato questa fragilità nella regione. Chiaramente in un momento di così grande difficoltà economica per le cosche mafiose è assai più facile penetrare il tessuto produttivo. Noi cercheremo di capire quali sono le criticità in modo da poterle poi prevenire portandole alla luce del sole e poi adottare tutti quelli che saranno i provvedimenti che noi riterremo necessari in Consiglio affinché tutto questo venga scongiurato. Che la Regione metta in atto quelle procedure, quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per evitare che chi molto più bravo di noi a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle interpretazioni. Questo io mi auguro questo, di riuscire attraverso le audizioni di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafiose, o perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuol fare della regione una terra dove tutto si può fare ha sbagliato regione. Questa commissione appartiene a tutti i toscani. Il mio compito sarà quello di fare da collante con associazioni, prefetti e tutti coloro che vorranno essere ascoltati, ha dichiarato la presidente Maini al termine della votazione. C'è molta attesa su quello che faremo. Il nostro compito sarà vigilare sul passato, ma anche offrire proposte serie e concrete per il futuro. Mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione, però non ci fermeremo assolutamente lì, perché purtroppo lo abbiamo visto, in Toscana la mafia c'è, esiste, e il compito della commissione dei consiglieri regionali deve essere quello di
far sì che si applichino, si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando, la crisi economica che ci ha travolto, purtroppo attira anche questa criminalità organizzata. Quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della Regione Toscana, studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose non si ramifichino nella nostra regione. Il nostro regolamento prevede che la commissione abbia la durata di 3 mesi, prorogabili per altri 3 mesi, quindi nel giro dei 6 mesi noi sicuramente presenteremo al Consiglio regionale una relazione. Nei prossimi giorni si riunirà l'ufficio di presidenza per fare una calendarizzazione più che delle date di come vogliamo improntare la commissione, perché io ho una mia idea su quelli che saranno i soggetti che dovranno essere uditi in commissione, su come dovremmo svolgere l'attività della commissione, però voglio condividerlo con l'ufficio di presidenza perché credo che questo debba essere un lavoro collegiale e non di un partito, di una coalizione, ma di tutto il Consiglio regionale. Io chiederò sicuramente che vengano uditi alcuni dei soggetti coinvolti nell'inchiesta, chiederò che vengano uditi i prefetti di tutte le nostre province, perché sicuramente sono quelli che sono a contatto più con la questione della criminalità organizzata, e chiederò anche di coinvolgere le associazioni che si occupano di mafia in Italia ma anche in Toscana, perché credo che lo studio che loro fanno tutti i giorni, quotidianamente, l'impegno che loro mettono debba essere riconosciuto anche da questa commissione, e noi abbiamo bisogno di persone come loro che ci diano un supporto per far sì che tutto questo in Toscana non si verifichi nuovamente. Fanno parte della commissione anche i consiglieri Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e Marco Stella di Forza Italia. Do subito una prima indicazione, secondo me, di come si dovrebbe impostare. Cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana, che ha coinvolto diciamo non soltanto lo scandalo Keu, ma anche altre iniziative dove ci siano coinvolgimenti della criminalità organizzata, e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a fenomeni di tipo corruttivo, ma anche e soprattutto di infiltrazioni di organizzazioni malavitose e connotazioni di carattere mafioso. Noi, come tutti i toscani, ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni, ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dai rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche la mafia, l'andrangheta nel territorio toscano, quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato, e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere dati, notizie, informazioni che siano utili al governo regionale toscano non solo per tagliare definitivamente cordoni con alcuni ambienti malavitosi, ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia, anche pulizia ambientale, e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto. Stati generali della salute, al via i lavori in commissione. Il percorso partecipativo per gli Stati generali della salute entra nel vivo in questi giorni con il lavoro di ascolto, riflessione e proposta della Commissione Sanità. Il 13 maggio si è aperta la consultazione online sul sito web del Consiglio regionale, che verterà su tematiche specifiche, tra le quali l'organizzazione delle aziende e della rete ospedaliera, rapporti con le articolazioni del territorio, il sistema dell'emergenza-urgenza, la prevenzione, l'innovazione tecnologica, il ruolo del capitale umano, le politiche per la non autosufficienza, il ruolo del terzo settore. Fino al 30 giugno 2021, termine della prima fase di questo percorso, sarà possibile, seguendo una semplice procedura di registrazione, lasciare contributi e riflessioni per migliorare la sanità toscana del presente e progettare quella del futuro. Tutti i cittadini potranno quindi partecipare. La Commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni, sarà il punto di riferimento costante. Sarà anche possibile richiedere un'audizione, che sarà messa in calendario entro il 30 giugno. È un momento importante perché, oltre a discutere dei temi stringenti che questa pandemia ci ha portato, e ringrazio davvero la Giunta, il Presidente Gianni, l'Assessore Bezzini per il lavoro svolto in questi mesi, noi vogliamo rilanciare anche verso il futuro. Consentitemi di ringraziare il Presidente Sostegni per aver lanciato questa iniziativa, un'iniziativa importante
tesa a coinvolgere le cittadine e i cittadini della Toscana. Buona politica e saper essere all'altezza degli occhi delle persone, di ascoltarne i loro bisogni, di ascoltare quello che arriva del territorio e cercare poi di trasformare questo in delle risposte concrete, come noi riusciamo a portare sempre di più la sanità sul territorio, come possiamo fare in modo che il livello dei servizi sia uguale dalla grande azienda ospedaliera ai piccoli ospedali della nostra provincia, con le differenze che esistono tra i grandi ospedali e i piccoli ospedali, ma con la necessità che non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ed è questo quello che noi mettiamo in campo e per cui lavoreremo nei prossimi mesi. La Commissione Sanità si pone all'obiettivo di raccogliere le istanze che porteranno agli Stati Generali della Salute e che delineeranno i principali obiettivi delle politiche per la salute in Toscana nei prossimi anni, ha detto Sostegni. Abbiamo deciso di partire con l'audizione di due importanti soggetti, come il MES della Scuola Sant'Anna di Pisa e l'Agenzia Regionale di Sanità, che ci daranno un quadro a 360 gradi sulle performance del sistema sociosanitario e sulle politiche di welfare e salute in Toscana. Sì, l'obiettivo è quello di preparare gli Stati Generali della Salute e quindi tutte le politiche che la Regione porterà avanti nei prossimi 5 anni legate al tema della salute verranno decise durante gli Stati Generali che si terranno a fine anno. Noi come Consiglio avvieremo già dal 20 una serie di audizioni a 360 gradi con tutti i soggetti che possono portare idee, progetti per delineare le politiche per la salute per i nostri cittadini nei prossimi anni. Audiremo sicuramente tutti quelli soggetti che audiamo per il piano sociosanitario regionale ogni volta, ma sul portale del Consiglio regionale, ora ve lo facciamo, ci sarà una parte specifica per tutti, dai cittadini all'associazione che vogliono portare contributi o essere auditi dalla Commissione. Alla fine di questo lavoro, prima della pausa estiva, approveremo in Consiglio regionale una risoluzione che conterrà le linee di indirizzo sui quali poi la Giunta organizzerà gli Stati Generali a fine anno. Ovviamente dovrà tener conto di tutti i mali del passato, ma soprattutto dovrà tener conto di tutte le idee che rilanciano una sanità importante come quella della Toscana nel futuro. Le sfide sono tante, il Covid ha messo in evidenza tanti aspetti sui quali si deve intervenire, non solo in Toscana, ma in generale nell'organizzazione dei servizi sanitari, e penso che questa sarà una prima occasione importante per tutti coloro che hanno idee di metterle sul tavolo della politica regionale. Ma le innovazioni possono essere tante, nel senso che noi dobbiamo ridelineare quella che è l'organizzazione della sanità sul territorio, noi dobbiamo ridelineare i luoghi di cura, ma soprattutto dobbiamo riporre al centro il tema della salute. La sanità è la parte finale, quando un cittadino o una cittadina già hanno sviluppato un problema di salute. La vera sfida si vince se riusciamo a individuare quelle politiche che incidono davvero sulla possibilità di migliorare la salute dei nostri cittadini. Sul tema giovedì si è tenuta la seduta della Commissione Sanità con gli interventi tra gli altri degli assessori Serena Spinelli e Simone Bezzini. La salute è un concetto ampio, lo abbiamo visto in questi tremendi mesi della pandemia. Salute è anche non essere soli in un appartamento, non essere fuori dall'accesso ai servizi, salute è anche avere luoghi in cui si può vivere bene e non solo chiaramente rispondere alle esigenze sanitarie, che sono chiaramente una delle priorità per tutti noi, star bene in salute, ma si dice sempre star bene in salute, se ci pensate bene, non si dice star bene in sanità, si dice star bene in salute significa avere anche la possibilità di organizzare una rete di presa in cura complessa che risponde in maniera differenziata ai bisogni delle persone. Io apprezzo molto la decisione del Consiglio regionale di promuovere questo percorso dal basso, insomma, no? Gli Stati Generali saranno un'occasione importante per costruire la sanità e le politiche più in generale per il diritto alla salute nei prossimi anni. Ed è importantissimo che questo sia preceduto da una grande campagna di ascolto della società toscana, degli addetti ai lavori, ma non solo degli addetti ai lavori, delle comunità locali, dei soggetti dell'associazionismo, insomma, elementi questi importantissimi, perché parlare di diritto alla salute e di sanità significa anche partecipazione, insomma, oltre che organizzazione dei servizi, diciamo, per i cittadini. Quindi io considero molto positivo questo aspetto, è un aspetto che si incrocerà anche con la costruzione del parco progetti della Regione Toscana, diciamo, per accedere alle risorse del PNRR sulla parte sanitaria, e quindi sarà una fase estremamente interessante per costruire la sanità del futuro e le politiche per il diritto alla salute dei prossimi anni nella nostra regione.